Bentornati ragazzi, io sono Salaterve52 e oggi continuiamo la nostra avventura in quel di Kanto. Come vi avevo già anticipato nello scorso episodio, oggi è arrivato il momento di far evolvere il nostro caro e amato Nidorino. Alla fine ho deciso, è a livello 23, quindi c'è quella possibilità che impari colpo e potrei togliere azione, ma penso proprio di sì. No, ho sbagliato, dovevo premere sugli strumenti. Quindi via con la pietra lunare e lo facciamo evolvere. E ok, è capace, okay, meno male. Imparerai colpo, Nidoking? Ok, si sta cercando di imparare colpo. Vabbè, glielo insegno ovviamente perché è davvero forte come mossa, anche se c'è quella possibilità che, non possibilità, è sicuro al 100% che lo confonde dopo aver attaccato, però forse non dà fastidio perché shotterà il Pokémon. Allora, facciamo così, insegno anche taglio a Duccio, il nostro Farfetch'd, così possiamo farci la palestra, ma prima voglio andare a posare qualche strumento, perché nella nave, nell'MNAN abbiamo avuto delle difficoltà e che avevamo la borsa piena e infatti sono dovuto tornare indietro. Poi non vi ho detto nemmeno nello scorso episodio che mentre tornavo indietro a posare gli oggetti ho venduto la pepita che ci hanno regalato dopo aver battuto gli allenatori sul ponte pepita. Allora poso l'etere e l'etere max, così mi ritengo per fine gioco quando andrò alla lega. Poso anche taglio perché tanto ormai l'ho insegnata, quindi ce l'avrò per sempre, Duccio. E fatemi vedere magari qualche altro strumento tipo il biglietto nave, potrei proprio lo poso perché tanto ormai sulla nave ci siamo già andati e basta così. Adesso voglio insegnare anche fossa a Nidoking, perché così posso fargli fare la palestra tranquillamente. Metti 28, ok. Allora, fossa, vorrei sì metterla a Sand Slash, però no, a questo punto decido per metterla a Nidoking. Ah, incapace. Allora, Sand Slash... E il mio dubbio è stato cancellato dal fatto che Nidoking non impara fossa. Va bene, allora la palestra la farà Sand Slash. Perché Nidoking non impara fossa? Non lo so. Vabbè, allora andiamoci a fare la palestra tranquillamente con Pikachu. Perché sta... Perché non funziona? Che devo fare? Sto premendo contro l'albero, forse devo usarlo direttamente da qui. Vai, taglio. Ah, ok. Ok, quindi non funziona parlando con l'alberello. Allora, capo palestra di Aranciopoli, LT Surge, l'americano illuminato. Ok. Perché Nidoking non impara fossa? Ehi, aspirante campione, LT Surge ha un soprannome. La gente lo chiama l'americano illuminato. È un esperto di Pokémon elettrici. I Pokémon volanti e quelli d'acqua sono a rischio. Fai attenzione. Alle paralisi, sì, vabbè. LT Surge è molto prudente. Dovrei decifrare un codice per arrivare a lui. Capo palestra di Aranciopoli, LT Surge, allenatori vincenti russo. Sì, praticamente dobbiamo prima battere tutti gli allenatori. Ovviamente non è per forza, però sì, ci dobbiamo allenare. E poi dovremo parlare con i cestini e trovare un pulsante. E spero di metterci poco, perché non so il pattern preciso qual è, secondo me è sempre stato casuale. Devi trovare due pulsanti di fila, solo che ci sono un sacco di cestini e le possibilità sono troppe. Comunque allora, ho lasciato Pikachu davanti perché sta al 22, vorrei prima farlo salire al 23 e abbiamo un altro Pikachu contro. Ruggito, forse con questo ruggito l'attacco rapido non lo batte. E infatti, vabbè, mi ha tolto un sacco di attacco. Però non è servito a niente, anche se metà vita me l'ha fatta. Il fatto che Nidoking non impara mossa lo fa oscillare sempre di più in squadra. Perché ora non imparerà mosse. Io quando troverò terremoto, se lo troverò e se c'è in prima generazione, ma credo di sì, potrei
Proviamo colpo nel frattempo. Beh, brutto colpo. Colpo fa brutto colpo. Le prime mosse, dopo che le hai insegnate, sembrano fare sempre brutto colpo. Anche nello scorso episodio. Ma comunque, il fatto di Nidoking che adesso non impara, a 50 di attacco tra l'altro, non impara fossa, fa sempre oscillare di più il suo posto in squadra. Perché è vero che è anche veleno, ma se come so non impara più mosse, io non so che mosse veleno troverò più avanti. Per ora ho solo veleno spina, che diciamo che è la mossa veleno più brutta che possa esistere. Allora, Voltorb, voglio provare ancora a usare Pikachu, magari con attacco rapido gli faccio un sacco di danno. No, non gliel'ho fatto assolutamente. Per non metterci troppo, potrei cambiare, anche se voglio far prendere l'esperienza a Pikachu. Mi ha tolto 14 con azione, allora no, meglio cambiare, perché ho 14 PS e non resiste. Vai Nidoking, sali al 24 così non ti uso più. In palestra, ovviamente. Quello era un brutto colpo di azione, ok. Body Slam, addio Voltorb. Pikachu, sali al 23, oh, finalmente. Allora, adesso lascio davanti Nidoking per battere Magnemite. Magnemite già l'abbiamo visto. Non è ancora acciaio, quindi posso usare tranquillamente colpo per batterlo. Non è morto. Come funziona? È impazzito. Ah, ok, quindi funziona, diciamo, alla Volgibotta e lega tutto. Però il Pokémon avversario può attaccare. È impazzito, ok. Tre volte. Quante volte? Penso che tre sia il massimo. Non è cambiata questa cosa. Infatti sì. Però non mi sono confuso. Oddio, Sonic Boom, vabbè, 20 VS. Ah, sì, è confuso. Ok, è confuso. Però ha superato la confusione, ha usato Body Slam, ottimo. È salito pure al 24, ok, quindi chi metto adesso davanti? Dovrei per forza mettere Sandslash, perché gli altri due, sia PG8 che Wartortle, non possono fare niente in questa palestra. Allora, nel frattempo mi sto andando a curare. Mentre volevo pure parlarvi di Pikachu, perché Pikachu pure lo vorrei lasciare per adesso, ovviamente in squadra sicuramente sì, perché non ho alternative. Però ho visto le sue mosse e non impara niente. Mi sa che già ve l'ho detto pure nello scorso episodio. Se fulmine lo prendo qui in palestra, glielo insegno e allora ok, è molto probabile che lo lascio. Se non ce lo danno qui in palestra, fulmine non so, perché potrei trovarlo, però forse lo trovo tardi. Vabbè, allora facciamoci l'ultimo allenatore davanti. Chi metto? Fatemi vedere un po', perché Nidoking è già al 24, Quartorto all'PG8. Lascio Pikachu. Perché tanto alla fine i Pokémon che mandano sono elettro, Pikachu è elettro, non mi fanno troppi danni. E io ho mosso elettro e poi attacco rapido, quindi alla fine è uguale. Ne ha solo uno, chi è? Ah, è Pikachu, perfetto, vabbè. È pure al 23, quindi praticamente lo stesso. Potrei pure provare il suono onda, così da paralizzarlo e assicurarmi magari una paralisi e un turno dove attacco solamente io. Però mi sta usando Ruggito e ha fallito prima, quindi posso tranquillamente... Ah, l'ha usato lui Tuononda. Vabbè, non cambia niente, tanto attacco rapido, attacco sempre prima io, non è rimasto nemmeno paralizzato, perfetto. Non è un problema che mi ha paralizzato Pikachu, perché tanto posso usare... uso Sandslash adesso. Ragazzi, devo fare un taglio perché... Secondo me, a meno che non sono fortunato, però secondo me dovrò fare un taglio. Cerco i due bottoni e ci sentiamo quando li trovo.
Finalmente ho trovato anche il secondo. Ero così concentrato, non stavo dicendo niente. Vabbè, ci ho messo 6 minuti per trovare la giusta combinazione. Allora, Sand Slash l'ho messo prima, davanti, ok. Ehi, Tappo, cosa fai qui? Non ce la farai a vincere, puoi esserne certo. Devi sapere che i Pokémon elettrici mi hanno salvato in guerra. Hanno paralizzato i miei amici. Proprio quello che succederà a te. Ci ho messo così tanto che penso di essermi dimenticato come si giochi a Pokémon per trovare questi due pulsanti. Alla fine ho capito i primi due dove erano posizionati e quindi ogni volta che sbagliavo uscivo dalla palestra e rientravo per vedere se stavano sempre allo stesso posto. E infatti i primi due cestini dove ho trovato l'acqua, cioè acqua, beh sì, nel senso che non c'era niente, è perché in quei due ho sempre trovato un bottone subito. Poi vabbè, sono stato fortunato. Comunque abbiamo battuto subito. Voltorb ha mandato Pikachu al 18. È un po' basso, me lo aspettavo più alto. Velocità X, ok, però mi dispiace, ma non basta. Serviva più una difesa X che la velocità. E tocca a Raichu. Allora, Sand Slash 24 è più forte. Ha fallito Ruggito, Tuono Shock non ha effetto, quindi vabbè. Fossa, il danno è Shot. Beh, Sandslash, io penso che ti lascerò in squadra. Ma purtroppo la sicurezza non è mai al massimo. Abbiamo preso la medaglia Tuono, che aumenta la velocità dei tuoi Pokémon. Cosa? I tuoi Pokémon potranno volare in ogni momento. Se sei speciale, prendi questo. Dice MT24, che in tutti i giochi è fulmine. Infatti è fulmine. E la dobbiamo insegnare subito a Pikachu, senza pensarci. Allora, potrei togliere Tuono Shock, perché tanto alla fine se ho fulmine che ho a fare Tuono Shock, ma non so, voglio tenermela Tuono Shock magari quando e se i PP di fulmine finiscono e tolgo Ruggito. La impara Nidoking. Cioè, allora, Nidoking impara fulmine, ma non fossa. Va bene. Io non ho parole, meglio che non dico niente, va? Allora, tagliamo questo alberello, ci andiamo a curare e andiamo a destra nel percorso. Dovremmo prima, cioè dovremmo per continuare la storia andare nella grotta di Diglett, ma ci facciamo prima tutti gli allenatori che ci sono nel percorso a destra, così ce li facciamo adesso e non ce li dovremmo fare un po' più avanti che siamo più allenati e quindi sarebbero tutte lotte inutili, mentre adesso potrebbero avere i Pokémon verso il livello 20. Allora, dovrei pure forse comprare qualche pozione. Vedo. Allora, quante ne ho? Forse 4. E infatti sì, 4. Mi ricordavo bene. Allora, bene, compro 6, giusto per avere. Non ci sono? Ah. Vabbè, allora prendo 5 super pozioni, ma così, giusto per. Tanto alla fine quello è. Le Pokéball no, dovrei averle, forse una decina, però vabbè, non fa niente. Allora, leggiamoci i cartelli. Avviso. Il percorso 12 può essere bloccato da un Pokémon addormentato. Deviazione tramite il tunnel roccioso per Lavandonia. Polizia di Aranciopoli, ok. Grotta Diglett, ok, sì, nella grotta ci andiamo dopo. Facciamoci, vabbè sì, facciamoci questo allenatore. Davanti ho Sandslash che deve salire al 24. Non l'ha fatto in palestra, poi metto tutti gli altri. Tanto penso che una lotta basti, che ha preso tutta l'esperienza dei tre Pokémon di Altisurge. Vediamo il livello dei Pokémon. Spero che sia abbastanza alto, almeno come quelli della palestra. 21, ok. Praticamente sì, come la palestra, e tra l'altro è un Pokémon veleno e quindi il mio Sandslash con fossa. Ah, ma no, è una cosa bellissima shottarli così ed è pure salito al 24, ottimo. A 60 di attacco Sandslash, al 24 60 è ottimo.
Allora, ho sbagliato, dovevo premere su Pokémon, chi è deve salire? PG8 o il Guardotto? Pure Pikachu, vabbè giustamente non li ho usati. Allora, alleno prima PG8, poi vedo, allora lì c'è un allenatore, vabbè facciamo subito, ok è uscito un Pokémon. Se è nuovo, no, ok, Spiro, non ho nemmeno voglia di batterlo, penso di fare fuga. Vabbè, cerco dopo qualche Pokémon nuovo nel percorso. Nel frattempo voglio prima battere gli allenatori. Oddio, che sprite è? Rischia tutto. Ok, non... Poliwag! Rischia tutto e penso che... Sono solo qui, esistono solo qui perché nelle generazioni nuove non li ho visti. Mi ha addormentato con ipnosi, o no? Allora, Poliwag, Pokémon d'acqua, quindi speciale, si evolve in Poliwhirl e poi con una pietra idrica in Poliwrath e diventa acqua lotta. Quindi speciale con acqua e fisico con lotta. In seconda generazione hanno aggiunto un'evoluzione di Poliwhirl, se scambiato con una roccia di re si evolve in Politoed e rimane solamente acqua. Anche Orsi, vabbè, questo lo batto facilmente. Poliwrath mi piace molto come Pokémon, l'ho usato anche molte volte, però tra i due preferisco Politoed come evoluzione, non lo so, mi sta più simpatico. Allora, abbiamo battuto Orsi, ormai si basta questo attacco rapido. Non so quanti allenatori ci sono qui, però ok, PG8 al 24. Penso che almeno qualcuno al 25 già ci può salire. A chi tocca? Vabbè, sì, ma metto Wartortle, sì. Perché mo saliranno Wartortle e Pikachu al 24, sempre in base agli allenatori. Allora, lì su ce n'è uno, beh, lo faccio subito. I miei Pokémon dovrebbero essere pronti ormai. Quindi mi stai dicendo che non hai mai fatto una lotta contro un allenatore? È un bullo? Beh, allora ci può stare, dai, che non ne hanno fatta una. Nidoran maschio. Beh, al 18, dai. Direi che un Nidoran maschio è abbastanza pronto. Ma contro Wartortle forse no. Allora, bolla raggio, quasi shot. Veleno spina, non mi avvelenare, ti prego. Ok, non mi avvelenare. Non so dove farò finire questo episodio. Perché dovremmo andare nel tunnel roccioso, solo che visto che ci sono molti allenatori, allora penso che faremo gli allenatori poi. Devo vedere perché dobbiamo andare nella grotta di Diglett, ma non ho ricordi su come arrivo alla grotta dove dobbiamo andare, quindi magari me lo ricorderò quando ci andremo. Allora, ci sono due allenatori là, questo allenatore qui l'ho fatto prima, sì. Qui sopra forse ce n'è un altro, ok, no, vabbè, faccio triggerare questo. Vabbè, in base a dove mi trovo dopo che sono uscito dalla grotta di Diglett, magari mi ricordo da dove devo andare. Comunque, questo allenatore manda Sandshrew al 19. Sei capitato male perché sto allenando Wartortle, mi dispiace. Shot, ok, ottimo. 4 livelli in più, può darsi che c'era il dubbio, però è salito al 24. Morso, ok. Vabbè, alla fine morso è meglio di azione, quindi fatemi vedere. Sì, me la tengo tutte e due le mosse d'acqua, tolgo azione. Colpo coda pure può essere utile. Allora, adesso mando Pikachu, a meno che non ha... Ok, no, ha Zubat, perfetto, vabbè, è capitato proprio male questo allenatore. Ho dovuto mandargli contro tutti e due Pokémon super efficaci perché dovevo allenare proprio quelli. Proviamo Fulmine, questa è la prima volta che la uso. Brutto colpo, io lo sapevo, è successo prima anche con colpo. La prima volta che si usa la mossa fa brutto colpo. Allora, metto Pikachu davanti e vado a sfidare l'altro allenatore che ho visto, che aveva lo stesso sprite di prima, quindi può darsi che un altro, come si chiama? Rischia tutto, forse? Sfide? Non ne ho mai abbastanza. Nemmeno io, infatti, le faccio sempre. Ovviamente,
agli inizi di Pokémon non le facevo. Ok, comunque non rischia tutto. Bellsprout. Non mi piace. Vabbè, provo a usare un fulmine per vedere quanti danni gli faccio. No, quanti livelli sto? 5, sì, 5 in più. Beh, contro un'erba quel danno è buono. Mi ha avvelenato, però vabbè. Vai Pikachu tranquillamente. Brutto colpo, questo non è inutile, meno male. Oh no, Volgibot, ma devo aspettare gli anni prima di attaccare. Liberati subito. No, attacca ancora. Quando iniziai a giocare a Pokémon cercavo, cioè facevo di tutto per evitare le lotte. Però non, quando le facevo usavo solamente un solo Pokémon. Diventa tipo il master di evita allenatori. Poi più avanti, ovviamente, uno cresce e capisce che il gioco va giocato così, beh, si deve allenare e cose. Beh. Allora, comunque abbiamo Oddish, Bellsprout e Oddish, li abbiamo già visti. Sto facendo assorbimento, ma... però fa un sacco di danno, eh. Col veleno poi, che lo aiuta pure, mi toglie 3 ogni volta. Assorbimento mi toglie 6. Dovrei riuscire, perché adesso... ho crittato, perfetto, va bene. Mi dispiace, Oddish. Allora, faccio un taglio, vado a curare. Penso che tra l'altro Pikachu muoia nel frattempo e torno indietro e ci rivediamo qua. Allora, vediamo quali allenatori ci mancano. Lì ne vedo uno qua sotto. No, ok, è quello di prima. Allora, fatemi andare da questo allenatore qui. Vabbè, sì, facciamoci subito la lotta. Vabbè, non si è triggerato. Ok, sopra ci sta un altro, bene. Attento, sto posando dei cavi. Ok, quindi non è un bullo. Stavo dicendo forse è un bullo. Non è un bullo, perché se sta posando cavi, cos'è? Meccanico. Ok, è solo un Pokémon e Magnemite. Beh, giustamente un meccanico. Che Pokémon doveva avere? Allora, Pikachu, vabbè, uso attacco rapido e penso che in un paio di colpi muoia. Oddio, io faccio pochissimo. Beh, lui fa meno, fa di meno. Beh, sarà una lotta, beh no, dai, già metà vita. Oh no, Sonic Boom, però mi toglie 20. 26, vabbè, provo con attacco rapido. Se mi riusa Sonic Boom, no, ha fatto azione. 19, se mi fa Sonic Boom non resisto, quindi meglio mando Sandslash, mi piace troppo. Vai Sandslash. Se mi usava di nuovo Sonic Boom non resistevo, perché fa sempre 20. Voglio usare lacerazione, ma perché Fossa usa 2 turni, quindi senza allungare. Brutto colpo, però questo era abbastanza inutile. Ok, esperienza Pikachu non è salito. Era elettricità pura e il mio era un graffio potentissimo. Allora usiamo una pozione su Pikachu, che non voglio tornare indietro, mo sono andato a curarmi. Voglio vedere... vabbè sì, ovviamente devo battere questo allenatore qua sopra, che faccio triggerare così. E sarà... non ho ancora mai vinto. E vuoi vincere proprio contro di me? Chi è? Beh, ok, è sempre un rischia tutto. Che manda Growlithe, ok. Growlithe, che pensavo di trovare nello scorso percorso, ma non l'ho trovato. Forse si trova qui? Non lo so, io non ho... non ho la certezza di nulla, purtroppo, perché non ricordo niente. Morso mi ha fatto così male. Però Fulmine e Tuono Shock sono un'ottima combinazione. Growlithe è caduto. E Pikachu è salito al 24. Allora, chi hai ancora? Vulpix. Oh, Vulpix è la prima volta che lo vediamo. Vulpix è un Pokémon fuoco. Si evolve in Ninetales con la pietra fuocaia, come Growlithe. E visto che siamo in prima generazione è speciale, ma in realtà rimane speciale anche nelle altre, quando hanno differenziato gli attacchi in base alle mosse e non ai tipi. Abbiamo battuto anche quest'altro rischia tutto. Pikachu è salito al 24, quindi lo voglio togliere, che ha pure la vita tolta. Faccio salire al 25 PG8, va? Sì, a caso, vai. Ho scelto di far salire prima lui. Ok, questo allenatore qua, oddio, sempre sei un allenatore. Sono il primo della classe, ok, sì, è un allenatore.
Se quell'altro che sta lì alla fine può darsi che è l'ultimo, sempre se è un allenatore, se no l'ultimo è lui. Rattata. Vabbè, non ho più paura dei Rattata. Non mi fanno più niente ormai, e infatti mi ha fatto meno di 10 PS. E io invece, quasi shot. Beh, attacco rapido e via. Il primo della classe, quindi immagino che a tre Pokémon, vabbè, chi avrà? Rattata, ok, ancora. Sarà sempre la stessa cosa di prima, faccio Raffica, gli tolgo quasi tutta la vita e faccio attacco rapido. Esatto, sì. Iperzanna, prima mi quasi shottavano, invece ora 12, beh, in realtà 12 PS, dai, sono buoni. Ci sono praticamente 7 livelli di differenza, quindi è anche normale che mi fanno così poco. Però a Raticate come ultimo. Allora, vediamo un po' quanto gli faccio con Raffica. Metà vita, Iperzanna di Raticate sicuro fa più danno, infatti sì, però alla fine è stato dai 13 mi ha fatto, quindi più o meno siamo rimasti sempre su quel danno. E niente, vabbè, sono diventati deboli Raticate e Rattata ormai, però i danni li fanno, sempre se prendono tipo i brutti colpi soliti di questo gioco, fanno un sacco di danno. È un allenatore, vediamo un po'. Non ho mai perso, quindi ok. Immagino sia un altro rischiatutto, ma al contrario di quello di prima, lui non ha mai perso. E con chi? Con chi è che non hai mai perso? Voltorb. Davanti non posso lasciare di certo PG8, anche se non so se ha già mosse elettro. Proviamo con Raffica a vedere il danno che gli faccio. Stridio, vabbè, la difesa, niente di che. Ok, danno ottimo, beh, faccio attacco rapido, dai, dovrebbe morire. Dai, Voltorb, ok. È stato abbastanza facile, ma chi è il secondo? È Magnemite. Potrei lasciare, ma non voglio rischiare, sì, mando Nidoking per sicurezza. Purtroppo sia Nidoking che Sandslash sono fortissimi, solo che... quello che non mi fa decidere è il fatto che Nidoking è veleno, mentre Sandslash no e rimane solo terra. Solo che Sandslash impara fossa e gliel'ho insegnato, Nidoking non la impara. E ora Nidoking non impara più mosse fino a che non sale fino al 100. E mentre Sandslash ha la mossa Stab col terra. Mentre Nidoking dovrebbe imparare una terra e una veleno migliore di veleno spina. E vabbè, vedremo avanti che mosse trovo. Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del Prof. Oak. Se hai catturato 30 tipi di Pokémon, ti darò il Detector. Allora, Farsic, hai catturato 30 tipi di Pokémon? Ti dico di sì, ma vediamo. Oh, hai catturato solo 24 tipi di Pokémon. Hai bisogno di 30 tipi se vuoi il Detector. 24, immagino contando anche tutte. No, qui no. Tutte le evoluzioni che ho fatto. Posso guardare nel binocolo? Ah sì, guardo il binocolo. Per andare da Celestopoli a Lavandonia, la sola via è il tunnel roccioso. Sì, che è dove dobbiamo andare. Un enorme Pokémon dorme in mezzo alla strada. Sono troppo curioso, vuoi andare a vedere? Immagino che si trovi qui. Dove sta? Forse, eccolo. Un Pokémon addormentato blocca la strada. Vabbè, ovviamente Snorlax. Un po' piccolino, però va bene. Allora, quindi, gli allenatori li abbiamo fatti tutti. Provo a trovare qualche Pokémon selvatico e faccio il taglio. Ah, Drowsy ho trovato, ok. Vi sembrerà che non ho fatto il taglio, in realtà l'ho fatto. L'ho proprio preciso nello spacco di trovare il Pokémon. Allora, proprio non si è catturato subito, ipnosi, facciamo così, visto che non voglio sprecare troppe Pokéball, mando Pikachu, lo paralizzo, però purtroppo l'ho trovato al 9, no, ipnosi di nuovo, non ho mai trovato un Pokémon al 9 qui, tutti i Pokémon che mi sono usciti massimo al 15 e minimo era 12. Questo è il primo Pokémon che ho trovato a 9, comunque vabbè, l'ho paralizzato, provo a lanciare una Pokéball. Devi catturarti perché non posso toccarti. Come devo fare? Dai, catturati.
Niente. Allora, provo a fare così, visto che ho Duccio, sta al 5, provo a usare lui per indebolirlo, magari riesco, tanto sta al 9, dai, non ho ipnosi però, madonna. Dai, svegliati, uso taglio, forse è meglio. Hanno messo questa cosa che mentre dormi il tuo turno passa lo stesso quando premi su lotta e se si sveglia non attacco perché non posso scegliere la mossa. Quindi se lui mi ha usato di nuovo ipnosi, ok, ora non ha avuto effetto. Ok, quindi l'avevano studiata questa cosa. Io faccio davvero così poco? Vabbè, allora cerco di fare più danni possibili. Almeno se mi riaddormenta di nuovo, lancio la ball. È paralizzato, ok. Potrei provare un altro taglio, ma a questo punto è inutile. Dai, dovrebbe catturarsi così. Dai, lanciamo sta Pokéball. Ne ho usate 4 per Drowsy e si è catturato, ok. Allora, leggiamo il Pokédex. Pokémon ipnosi addormenta i suoi nemici e poi si nutre dei loro sogni. A volte fa indigestione di incubi. Ho provato a cercare altri Pokémon, ma non ho trovato nessuno di nuovo, quindi andiamo avanti. Che sorpresa! Un tunnel fatto dai Diglett porta a Smeraldopoli. Ok, allora qui sotto ovviamente si trova Diglett. Lo catturiamo adesso e poi tutti gli altri Diglett, visto che penso che ne usciranno tantissimi, li taglierò. Quindi vedrete solamente io che cammino. Ok, l'ho ucciso. E si è salito pure a 25 PG8. Va bene, allora tolgo PG8 da davanti, metto Wartortle. No, in realtà no, perché ho bisogno di picchiare prima. I Diglett, metto Pikachu giusto per fargli attacco rapido. Eccolo qua. Allora, quindi catturiamo Diglett e poi tutti gli altri li taglio. Questo è pure al 18, quindi sicuro resiste a tutti gli attacchi rapido che gli faccio. E non penso che abbia una mossa terra, vista la difficoltà. Beh, ho fatto un sacco di danno, effettivamente. Ha pochissima difesa, mi sa. Vabbè, basta lanciare una Pokéball, tanto sicuro si cattura. Nel frattempo che cercavo i Pokémon sono andato a curarmi, ho comprato 3 Pokéball perché ne avevo 7, infatti ora ne avevo 10. Allora, Pokémon Talpa vive un metro sottoterra, dove si nutre di radici, talvolta compare in superficie. Vabbè, niente soprannome e adesso taglio tutti i Diglett che trovo perché è davvero lunga la strada e secondo me escono troppi Pokémon. Ecco, infatti devo tagliare anche questo. Oddio, ma è Dugtrio! Al 29, no, cosa? No, Pikachu qua non può, devo lasciare, cioè mandare Wartortle. Ma un Dugtrio al 29! Che mi significa? Pure fossa tiene. Questo lo voglio battere. Quanti danni mi fa? Mamma mia, mi ha tolto. Quasi la metà mi ha tolto. Ok. E ho diminuito la velocità, è più veloce lui ancora, Turbo Sabbia. No, però ti prego. No, ho fallito, io lo sapevo. Fossa ancora. Devi resistere, Wartortle. Prima non mi ha ucciso, dai, devi resistere al rosso. 8 PS. Grande, Wartortle. Ma no, no, vi giuro, non mi sarei mai aspettato di trovare un Dugtrio così selvatico e soprattutto al 29, cioè sta a 5 livelli in più. Ah, oddio, no, no, ti prego, non Dugtrio. Non Dugtrio, ok, Diglett. No, meno male. C'è uscito 5 livelli in più a tutti i miei Pokémon. Basta, fatemi uscire. No, no. Ho paura. Ok, Diglett. Non mi ricordavo, o non sapevo, in realtà non lo sapevo proprio, che si potesse trovare anche Dugtrio qui. Sono andato nel tunnel roccioso, ma è buio e tetro. Se solo il flash di un Pokémon potesse illuminarlo. Ok, questo ci ha dato un'informazione utile, significa che dove dobbiamo andare, quindi nel tunnel roccioso,
Qui c'è taglio, ok. Ah, ho capito dove siamo, va bene. Nel tunnel rocciolo ci servirà flash. Solo che non l'abbiamo. Quindi penso che ce la dia qualcuno sulla strada. Perché ho parlato con tutte le persone. Vediamo qui. C'è una casa abbandonata. Ok, no, gente c'è dentro. Un Pokémon esausto non può lottare, ma può ancora usare mosse come taglio. Ok, bene, grazie. Cerco Abra. Vuoi scambiarlo con Mr. Mime? Purtroppo non ho catturato un Abra perché non ci sono riuscito. Ma avrei fatto questo scambio volentieri. Allora, usiamo taglio qui sotto. Vedere dove ci porta. Ah, sì, mi sono ricordato. Allora, entriamo qui. Parliamo con queste persone. Se un Pokémon impara Flash potrai andare alla volta del tunnel roccioso. Ma perché non me lo dai? Scusa, mi serve. Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del Prof. Oak. Se hai catturato 10 tipi di Pokémon ti darò MN05. Allora, farsi che hai catturato 10 tipi di Pokémon, questa volta sono abbastanza sicuro. Hai catturato 26 tipi, con attuazioni te la meriti MN05. MN Flash illumina anche i cunicoli più neri. Ok, quindi ce la dava lui ed era effettivamente sulla strada, anche se non è qui proprio la strada principale. Vabbè, abbiamo trovato un PS su qui, pietra lunare, un'altra. Ok, vabbè, qui giù è inutile continuare ad andare, sì, infatti non ci sta più niente. Allora, torniamo indietro. Usiamo il taglio dove l'abbiamo visto prima. E dobbiamo andare di là e dobbiamo salire sopra e dobbiamo andare in città a Smeraldopoli. Andiamo a Smeraldopoli per vedere se c'è qualche alberello da tagliare e usare taglio. Poi faccio un taglio e direttamente ci troviamo a Celestopoli, perché devo ritornare lì. Mi sono ricordato perché la strada principale dove dobbiamo andare è a destra di Celestopoli, dove non vi ho fatto nemmeno vedere, però lì c'è un alberello dove dobbiamo usare taglio. E allora qui mi curo, ma taglio perché ho bisogno di curarmi per colpa di quel Dugtrio. Allora, qua sopra quella casa, come ci si arriva? Forse da di qua. Ah, vedo l'alberello, ok. Non so cosa c'è in questa casa, fatemi controllare. Ogni volta che mi metto davanti a un alberello premo A e poi mi ricordo che devo fare così. Tutte le volte mi è capitato per adesso, però vabbè, purtroppo le abitudini. Siamo orgogliosi di due fossili di Pokémon preistorici e molto rari. Va bene? Credo che questo pezzo di ambra contenga DNA di Pokémon. Sarebbe grande se con questo si potesse ridare vita ai Pokémon. Ma i miei colleghi non mi credono. Quindi ti chiedo un grosso favore, fallo esaminare in un laboratorio Pokémon. Far sì che ci sia l'ambra antica. Ah, ok. Non puoi entrare dal retro. Oh, fa lo stesso. Sai che cos'è l'ambra? No, anche se lo so. L'ambra è linfa fossilizzata. Cerco altri alberelli, se no ci sentiamo a Celestopoli. Non ho trovato nessun altro alberello. Quindi, visto che dobbiamo andare a destra, voglio fare l'ultimissima cosa, che è prendere il buono bici e quindi andarci a prendere la nostra bicicletta. Allora, posso pure vedere un po' se posso depositare qualche strumento, tipo la pietra lunare che ho trovato prima, perché tanto non mi serve. E anche l'ambra antica, perché tanto prima che arriviamo al laboratorio dei Pokémon ci vorrà un sacco di tempo. Recupero il buono bici, eccolo qua, e andiamo al negozio. Non vedo l'ora di sprecciare sulla mia bicicletta, perché tutta la strada che mi sono dovuto fare per tornare qua, soprattutto dentro la grotta dove si trovano tutti i Zubat e i Geodude, Laudu, ci ho perso un sacco di tempo, mi sono uscito, non avete idea di quanti Pokémon. Finalmente, dammi la bicicletta. Tu e il tuo milione. Non sarei mai riuscito ad arrivare a un milione per comprarla. Allora, fatemela provare subito e poi ci salutiamo. Sale sulla bicicletta. Oh sì, velocità. Io sono pura velocità.
Se avete capito la citazione, scrivetemelo nei commenti. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. E noi ci sentiamo al prossimo video.